Quando le ombre cupe della notte annullano la visione del mondo, allora dai misteriosi abissi del subconsciente si scatenano le forze incontrollate dell'inconscio e nessuno sa più quali siano i confini della realtà. Riesco appena a vedere la strada. Vuoi che guidi io? E che cosa cambierebbe? Pensavo che fossi stanca, è tutta la notte che guidi. Non voglio impazzire. Lilo, mi starai sempre vicino. Ho bisogno di qualcuno che mi stia sempre vicino. Ma certo, Lisa. Ti voglio bene, lo sai. Ascolta, devi dominare i tuoi nervi. Non c'è niente, niente che ti perseguiti. Tutto è solamente frutto della tua immaginazione. Io non sono pazza. Se mangio, se bevo, se guido la macchina con la coscienza di farlo, vuol dire che non sono pazza! Non ho detto che tu lo sia. Solo sei rimasta angosciosamente legata a qualcuno che non c'è più. Legata al limite di una follia visionaria. Non c'è più, Lisa. Convinciti, non c'è più! Ma io lo sento vicino. Qui, vicino a me. Vivo. Presente, fino all'ossessione. Più che se fosse vivo, Lilo! L'ho stampato nel cervello. Lisa! La villa, Lisa! Me stessa. E lui, sempre ricco del suo entusiasmo e i suoi richiami dal suo laboratorio di ricerche. Lisa. Vieni. Con queste radiazioni posso far volare un'ape e fermarla in aria. È il primo esperimento riuscitomi su un essere vivente. L'importante è centrare la lunghezza d'onda sulla quale lavora il sistema nervoso di ciascun individuo. In altre parole, sono in grado di applicare i radiocomandi sulla materia vivente. Questo vuol dire che, perfezionando gli strumenti, posso fermare nel corpo umano il decorso di qualsiasi malattia. Brecht, tutto questo è meraviglioso. L'umanità forse un giorno ti erigerà anche un monumento. Ma io, quando riuscirò a parlare a mio marito come ogni donna parla al proprio uomo? Ogni momento, perché tu sei sempre in me, come il primo giorno. In un modo che conosci solo tu. Sai da quanti giorni non mi dai un bacio? Non lo so. So solamente che tu sei entrata dentro di me come forza viva, come amore per la vita. E che tu sei la fonte di fiducia per tutti i miei studi. Sei meraviglioso, Brecht. Signora, il signor Germano vuole sapere dove lei preferisce che siano sistemate le nuove piante di rose. Scusa, tesoro. Ciao. Com'è interessante qui dentro. Ma ha fatto tutto lei, professore? Sì, io. Professore, io ho molta ammirazione per lei. Grazie. Ogni dettaglio, ogni momento, ogni parola della mia vita con Brecht mi invade la mente fino a distruggermi il cervello, Lilo. Lisa. 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 Devi rassegnarti, Lisa. Non è la rassegnazione che cerco. Brecht era un genio, ma purtroppo è morto. E tu che ancora parli con tanto amore del tuo maestro Brecht? Sei certo di non amare in me la moglie di Brecht? Era di una folle immoralità la moglie di Brecht. Non era quella santa che tu credi, Lilo. Perciò io rischio la follia. Lo tradivo col suo fratello gemello. Lo tradivo con chiunque, per rabbia o non so perché, per una frenesia pazza che ho sempre avuta nel sangue. Mi piaceva aizzare, mettere l'uno contro l'altro. Il mio era un modo assurdo di insultare l'amore. Di esasperare per esasperarmi. E non avevo nemmeno il pudore di nasconderlo. Un giorno capitò quello che forse con isterico masochismo volevo capitasse.
Avevo visto Irina. Avevo goduto della sua preoccupazione. Avevo capito che Brecht mi cercava. E tutto, assurdamente, mi eccitava. Lisa! Lisa! No, lui non deve vedere. Non deve andare su. Che succede, Irina? Niente, niente, professore. Scendiamo giù. Irina, dove sta Lisa? Non so, non so. Non voglio che lei veda. Lei non deve soffrire, professore. Irina, dimmi dove sta mia moglie. No, no, per carità, no. Non vada su. Mi lasci. Signora! Signora! Signor Germano! Zitta, zitta! Attenta Lisa! Attenta Lisa! Lasciami qua! Frena! Vediamo che gli è successo. Può avere bisogno d'aiuto. No! Ho paura! È solo una macchina che è sbandata in curva. Non mi interessa! Non voglio parlare con nessuno! Non voglio vedere nessuno! Se acceleri ancora, andremo fuori strada. E non pensare. E invece penso, penso. Non posso fare a meno di pensare. Come si fa a dire al cervello non pensare? Io ci provo, ma niente. Ti vorrei poter confidare, Lilo, che dopo la scoperta del mio tradimento, Brecht sembrava avere solo una preoccupazione. Quella di capire e confortare Irina. La povera ragazza, per lo shock e il trauma fisico, aveva perso la parola. Era ridotta allo stato di una misera sordomuta. Brecht non se ne dava pace. La cosa mi fece una rabbia da pazzi. Arrivai persino ad odiare l'infelice Irina per l'indifferenza di Brecht verso il mio tradimento. Io mi sentivo assurdamente tradita dal suo silenzio. Quella macchina ci segue! Lasciala passare! No! 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 Rallenta! Rallenta, ho avuto la macchina contro le rocce! No! Rallenta! Ci sta ancora dietro! Rallenta e lasciala passare! È incredibile. Non c'è nessuno a bordo. Non c'è nessuno che guidi. L'autista si sarà chinato per raccogliere qualcosa. Non creda ai fantasmi. Se ne va. Soddisfatta? Forse hai ragione tu. Soffro di allucinazioni. È stato un caso. Adesso l'autista è chinato. No, no,
non è un caso, Lairo. Non è un caso! Non è un caso! Lisa. 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 Sorpassala e fermati! Lisa! Lisa. Non voglio restare. Ho paura. Attenta! Ma chi c'è? Chi c'è a bordo? Nessuno. Solamente un uomo sarebbe stato capace di fare questo. Mio marito. Ma è morto. Già. È morto. Io potevo salvarlo. L'ho visto dibattersi tra le fiamme. Io avevo le chiavi del cancello esterno. Non le usai nemmeno per aprire a Germano che voleva entrare. E aspettai lì, immobile, che Germano facesse tutto il giro delle cantine per arrivare troppo tardi, dove Brecht si dibatteva. Mi uccideva la rabbia che mi imponeva di restare lì ferma a guardare e mi esaltava la voglia di vederlo morire. Lailo, non riesco ad aprire, la chiave non entra. Ma com'è possibile? C'è qualcosa di incastrato nella serratura. Per fortuna non c'è il paletto. Katia! Katia! Signora... Non stai bene? Ma che ti succede? Perché hai lasciato la chiave nella serratura? Non sono stata io. È venuto un signore che ha bussato per 3 volte, che diceva sempre di essersi sbagliato. Ha lasciato questo per la signora, ma io non ho messo la chiave nella serratura. Non l'aprire, non l'aprire! Non credo proprio che ci sia una bomba. Non so...
Perché l'hai accettata? Non lo sapevo. Perché? 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 Tu lo sai chi era quell'uomo? No. Lo sai? Lo sai chi era? Per vincere questo stato d'ansia che la tormenta, deve trovare il coraggio di trascorrere qualche giorno nella villa dove è morto e sta sepolto suo marito. Dovrà in altri termini prendere confidenza con l'idea che un morto, normalmente, se ne sta tranquillo nella sua tomba. Non c'è altro modo per guarire. No, perché il terrore sta dentro di lei, non fuori. Ho paura, dottore. Tra la pazzia e la paura mi sembra più facile vincere la paura. Può darsi che in pochi giorni lei riceva sul posto uno shock positivo che la reintegri nella sua normalità. Io comunque verrò a trovarla per rendermi conto personalmente dei suoi certi progressi. Ho paura di tornare a casa. Ma che dice, signora? Odio quella casa. Odio la mia vita. Signora, lei sta benissimo. L'ha detto anche il dottore. Basta ritornare alla villa. Ma se mi si spezza il cervello... Signora, le passerà, signora. Io sono come un assassino che deve tornare sul luogo del delitto. Lisa, tu non sei un assassino. Domani parleremo della tua partenza. Devi andare via al più presto. Io penso domani stesso, se questa è l'unica soluzione per non diventare pazza. E poi ci sarai tu con me. È una villa incantevole. Passeremo giorni deliziosi. La signora è partita stamattina. Mi ha lasciato anche le chiavi. Ma è partita o uscita? Partita, dottore. Insieme alla governante e con un bel carico di valigie. Chi desidera? Le ho chiesto chi desidera. Qualcuno della villa. Sono il padrone. Questa non era la villa del povero professor Brecht? Sì, ma il professor Brecht non era un povero. Certamente, signore, ma il povero stava per defunto. Un uomo come il professor Brecht vive al di là della sua morte. Io sono Germano, il suo fratello gemello. Ha ragione. Comunque dovrebbe essere arrivata oggi la signora Brecht. Non l'ho più vista dal giorno dell'incendio. Eppure è partita per qui. Dovrebbe essere giunta da un pezzo. È una povera sordomuta.
bestia! Aiuto! Maledetta! Aiuto! Apra! Apra questo cancello! Assassina! Assassina! No! Apra! Perché dovrei aprirle? Apra! Quale autorità ha lei per chiedermi questo? Quella di scaraventarti con tutta la carrozzella contro questo cancello! Lo farebbe? Lo faccio! Allora è meglio che io apra. Se tenta di non annoiarsi, ha sbagliato luogo per passare una serata tranquilla. Perché hai aperto? Aiuto! Aiuto! Non riuscirai a sfuggirmi! È inutile che lei cerchi. È meglio che se ne vada. Non ho visto nessuno. E trovo ancora te tra i piedi. Che vuoi e perché me ne dovrei andare? Questa casa è mia. Sono io che devo domandare cosa vuole lei qui. Quando avvengono le cose che ho avvertito io, chiunque ha il dovere di intervenire. Se ne vada! E tu, che cosa mi volevi spiegare? E di che cosa hai paura adesso? La lasci in pace. Non la sente e non le può rispondere. Non le puoi rispondere!
Non si meraviglia se c'è gente che urla e si spaventa del suono di un campanello? Erina! Erina! È sordomuta, non può sentire. Katia. Buonasera, dottore. Ma siete già qui? Da dove siete entrate? Perché non avete chiamato? Buonasera. La signora desidera frutta per cena. Ho chiesto da dove siete entrate. E perché non avete chiamato? Non so di preciso. Mi è parso dal di dietro della villa. La signora aveva le chiavi. Ora ha una forte emicrania e non vuole essere disturbata da nessuno. Qual è la stanza della signora? È su, a sinistra della stanza. No, non voglio che la disturbi. Io non sono un visitatore di passaggio. No! Lisa. Lisa. Lisa, Lisa, perché sei fuggita? Parla, rispondi. Capisco che ti abbiano potuto impressionare, ma sono vecchie impronte, ricoperte di polvere. Non me le ricordavo proprio. Mi dovresti piuttosto spiegare il motivo della tua partenza improvvisa. Voglio affrontare da sola questa prova. È un bello affrontare il tuo, con il terrore che ti ritrovi per ogni ombra. Tenterò di vincerlo. Se mi sentissi protetta da qualcuno, non avrei mai la certezza di uscire da questo stato di paura. E viene ad amoreggiare sulla tomba di mio fratello col suo nuovo amante. È il mio passato che devo affrontare e tu non c'entri, né puoi aiutarmi. Non ce la farò a lasciarti qui sola. Allora se tu non riparti, partirò io questa notte stessa. Lisa, rifletti prima di decidere. Quello che ho detto rimane. Promettimi almeno che mi telefonerai ogni sera, ogni volta che qualunque cosa ti turberà. Prometto. Lei è l'amante della signora? No, il fidanzato. È la stessa cosa. Le impronte. Le impronte non ci sono più. Le impronte non ci sono più. No! No!
Svelta! Porti su quella roba! Che dovete farci ricami per un po' di frutta? Non sono pazza. Non sono pazza. La luna non può cancellare le impronte. C'erano. Perché adesso non ci sono più? Perché? La frutta, signora. Era andata via la luce. No. Come no? Non è mancata. E non hai sentito niente di strano? Proprio niente. La ragazza che mi ha aiutata è anche sordomuta. Ascolta se al telefono c'è la comunicazione. Sì, signora. La comunicazione c'è. Devo chiamarle qualcuno? No. Va a guardare sul terrazzo. Devo cercare qualche cosa? Che c'è sul pavimento? Delle impronte nere. Ma perché io prima non le ho viste? Forse signora non ha guardato bene. Forse. Come si è comportato con te il signor Germano? È molto gentile, ma è molto brutto. Sembra tutta una piaga. Non posso salire. Scendi. Ti faccio tanta ripugnanza. Sì. È per questo che hai preso la scorciatoia per arrivare in camera. Certo. Sapevo che prima o poi saresti tornata. Per quello che io provo, sarebbe stato meglio per te non vedermi più. E per farmi capire questo, hai spedito il tuo nuovo amante in avanscoperta? Eppure giuravi d'amarmi. Per 3 anni hai giurato d'amarmi. Eri pazza di me e io di te. Eri pazza di me e io di te. Ti chiedo scusa, ma non sopporto la tua presenza. Perché non apristi quella porta allora? Se non mi amavi, perché lo hai ingannato per anni con me, se amavi lui? Sono scesa per salutarti e per la pietà che mi fai, non per subire un interrogatorio. Hai tradito mio fratello con me. Hai ucciso mio fratello. Sei fuggita assurdamente da me. Mi puoi almeno concedere la libertà di qualche domanda? La possibilità di chiedere? No. Lisa! Come puoi? Ti prego solo di dimenticarmi, Germano. Lisa non esiste più per te. E allora ti ricordo che sono stato il tuo amante! Lasciami! No, no! Guarda queste mani! Mi fanno ribrezzo, guardale! Basta, basta, lasciami! Anche se ti fa ribrezzo, baciala, baciala questa mano! Guardala, guardala! No, no! Lisa, sarai ancora mia. Signor Germano, si ricordi che io sono la vedova di suo fratello. Lisa. Avete sentito anche voi? La luce. Accendete la luce. Accendete la luce. Accendete la luce. Thank you.
Perché hai gridato? Parla! Non voglio parlare. Non voglio parlare di niente. Fa conto che io non sia mai tornata! Basta! Fermati! Lisa! Katia! Signora. Va a riposare, sarai stanca, ma lascia la porta socchiusa. Buonanotte, signora. Katia. Signora. Tu non hai paura a vivere in questa villa, sola, con me? No, signora. Buonanotte. Buonanotte. Lisa adorata, solo da poche ore non ti vedo e sento il bisogno di dirti che la mia gioia di vivere e di lavorare ha significato solo perché tu esisti. Tu sei la radice profonda dalla quale parte la scintilla per ogni mio pensiero. Sei qui. Resta qui.
Restami vicino. Cosa c'è? Perché ha gridato, signora? No! Rispondo io. Sei tu, Lilo? Pronto? Pronto! Katia, rispondi tu. Con me non parlano. Perché non ha risposto nessuno? Non lo so. Perché non ha risposto nessuno? Rispondi tu. Pronto? Sì, è qui. È il dottor Lilo. Lilo, Lilo, ti aspetto domattina. Porta anche il professore. Sono stata aggredita. No, sto bene. Vieni, poi ti spiegherò. Signora! Signora, venga! Venga! Guardi! Non sono pazza, l'hai visto anche tu? Sì, signora. Va, corri, avverti il signor Germano. C'è un uomo nel parco! Torni su. Qui si prende freddo. Rimarrò io a guardia del parco. Mi fa male. No, no. Voglio uscire. Ma perché non mi fai uscire? No. Non c'è proprio nessuno. E se noi abbiamo visto? Era solo un'ombra tra gli alberi. Giù nel parco, prima, ogni tanto le ombre mi si figuravano come persone. Invece c'ero solo io e il signor Germano. Katia, ho paura, ho la ragione che non regge. Stia tranquilla, signora. Ma intanto non mi rispondi. Chi c'era in giardino? Chi c'era? Il signor Germano ha guardato dappertutto. Dice di stare tranquille. Perché rimarrà lui a fare la guardia.
Katia, io ho paura. Rimani qui con me. Sì, signora. Lei qui, ancora. Sono rimasto qui per vedere se quegli strani fenomeni avvengono anche di notte. Lei era l'assistente del professor Brecht all'università, se non sbaglio. E allora? E come ogni assistente che si rispetti, lei era l'amante della moglie. Non credo che la cosa la riguardi molto. Conosceva le ultime scoperte di Brecht? Non tutte. Io in questa mia solitudine mi sono fatto una cultura. C'è relazione? Giri alla larga da questa villa. Il fantasma, lo lasci fare i fantasmi. Quando avrò bisogno di un suo consiglio glielo chiederò. Per il resto faccio come mi pare. Lei è padrone di non aprirmi questo cancello, perché ha le chiavi, ma io mi faccio padrone di scavalcarlo se lo desidero. Buonanotte. Vattene! Vattene! Katia, basta! No, Katia, non pensava di offenderci. Va bene, ma ora può andarsene. Solo se vuole può andarsene. Allora resterà lei a farle compagnia. Io me ne torno nella mia stanza. Katia! Vattene, qui non ti ci voglio! Katia, lasciala in pace. Vattene! Venga maledetta! Katia, smettila! Finge di non sentire per spiarci! Vai via! Katia, smettila! Ma insomma, che cosa t'ha fatto? Smettila, smettila! Via! Erina! Tu non devi avere rapporti con quelle bastarde! Tu sei della villa! C'è qualcuno alla porta. Ma chi sarà? Vado a vedere, non ho paura. Ancora tu. Vattene. Che vuoi? Ma è ferita. Io non mi fido di lei. È l'unica che mi fa veramente paura nella villa. Ma chi ti ha colpita? Perché ti hanno colpita, Erina? È sordomuta. Non la sente e non le può rispondere. Tu puoi farti capire. Conducimi da chi ti ha colpita. No, signora, non vada! Voglio vedere che cosa accade qui dentro. Voglio vedere! Tu rimani lì. Anzi, telefona a Lailo e digli di affrettare il suo arrivo.
Dottor Lailo, prima che può. Buonanotte. Erina. Erina. Erina! Erina! Apri! Aprite! Katia! Katia! Signora! Katia! Signora! Katia! Signora! Signora! Katia! Katia! Signora, mi hanno spaccato la porta! Sono chiusa dentro, signora! Signora! Katia! Katia! Apri! Katia! Katia! Sì, professore, ho trovato il suo numero sul taccuino della signora. Venga subito. Sono successe cose terribili. Venga subito, non posso uscire. Sentirla. Al telefono c'è la corrente. Professore! Professore!
Lisa! È stato terribile, Germano! Da morirne! Brecht era qui! Sei impazzita, Brecht è morto! Brecht era qui! Io l'ho visto! Era qui! Qui! Brecht era qui! Appena ti sarai ripresa, verrai con me! E anche nella mia stanza. Io l'ho visto vivo. Tu verrai con me e capirai l'assurdità delle tue parole, perché io ti farò vedere Brecht. Brecht era qui. Brecht era qui. Qui è tuo marito. Guarda dove egli diceva di voler essere sepolto. E io ho rispettato la sua volontà. Voglio vederlo. È meglio di no. Voglio vederlo. La morte che tu gli hai dato lo ha distrutto. È meglio che tu non lo veda. Io devo vederlo. Non voglio impazzire, Germano. Io voglio vedere il suo cadavere. Voglio vedere se è vero che l'ho ucciso. Voglio vederlo nella bara, il suo corpo. Aprila! Germano, non puoi lasciarmi qui sola. Aiutami! Devo aprirla per non diventare pazza. Perché ha chiuso? Erina! Germano! Germano!
Dove mi vuoi portare? Ma che è successo? Signora, signora, che le hanno fatto? Signora. Che le hai fatto? Dove siete state? Perché la mia porta non si apriva più? Erina! Torna al tuo posto. Non sei nata per stare tra le signore. Via! Hai parlato con Lailo? Sì, signora. E l'ho anche pregato di affrettare la sua venuta. E quando gli avrebbe parlato? Qualche minuto fa, per telefono. Sei una bugiarda! Germano! So quello che dico. Lailo l'ho visto io qualche minuto fa, intorno al muro di cinta, perciò è impossibile che fosse in città per ricevere una sua telefonata. Ma io ho parlato veramente con il dottor Lailo. Potrebbe essere vero solo nel caso che Lailo avesse un telefono tascabile, alla Brecht per intendersi. Katia, ma vi giuro di aver parlato con il dottor Lailo e poi mi si è chiusa la porta. Allora ho chiamato anche il professore, ma non ho potuto più parlare perché il telefono mi dava la scossa. Chi mi ha chiuso la porta? Questi erano giochetti che amava fare il professor Brecht, signora. Erano la sua passione e se ne vantava. Il dottor Lailo era il suo assistente all'università e il suo allievo preferito. È da impazzire. È da impazzire. È da impazzire! Signor Germano! Signora! 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 Signora, io ho detto la verità. Le giuro che ho detto la verità. Io continuo a vedere cose assurde e non posso nemmeno giurare che siano vere e che non siano terribili suggestioni della mia fantasia. Tu, Lailo, Germano, che dovresti aiutarmi, finite invece per accrescere la mia confusione mentale. Io ho paura di guardare fuori. La paura di scoprire che Lailo è veramente qui, come dice Germano. Perché se fosse così, vuol dire che siete voi, tu e lui, la fonte della mia pazzia. È lui che vuol vendicare la morte del suo maestro. E tu gli tieni mano. Signora, io le giuro che ho parlato con Lailo, glielo giuro. E Lailo non può essere qui, non può esserci. Signora, mi creda. Signora, le giuro che non è qui. Mi creda, mi creda. Katia! Non è qui. Non è qui. Allora aveva ragione Germano. Forse è arrivato adesso. E perché non ha bussato? Che ragione aveva per entrare di nascosto? E come ha fatto in pochi minuti ad arrivare qui dalla città? Perché? Perché mi volete fare impazzire? Ma io... Ma io... Perché? Perché? Moriremo tutti! Tutti! Ma perché? Perché, signora?
No! No! Apri! 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 Ho buttato giù la porta! Apri! Si calmi, signora! Non è vero! Non è vero quello che pensa lei! Katia! Apri! Io le ho detto la verità! Le ho detto la verità, signora! Apri! Apri! Signora! Aprirò solo quando lei si sarà calmata, perché allora mi crederà. Signora! Ma io ti credo. Ti voglio credere. Katia, apri! Sono calma ora. Ma tu tornami qua. Telefona ancora. Toglimi ogni dubbio. Ma adesso non lo troverò. Non lo troverò più. L'ha visto anche lei. Hai ragione. Forse è entrato di nascosto per potermi difendere meglio. Sì, deve essere proprio così. Nessuno sa che è presente. E al momento opportuno, invece... Katia, hai ragione tu. Apri! Apri, Katia! Hai ragione tu! Apri! Io ho paura di chiamarlo. Va tu, Katia, per fargli sapere che noi l'abbiamo visto. Mi farà piacere sapere che noi stiamo tranquille perché lo sappiamo qui. Sì, signora. La sua è proprio una buona idea. Apri. E tu, come sei sceso qui? Rina! Mostro! 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 No! No! Ah!
Lisa! Katia! Un gioco per il quale sarò io che riderò. E allora, pensavi veramente di giocare d'accordo col mio ingenuo fratello, il professor Brecht? Lisa! Lisa! Scegli da te la fine. Prigione, morte o pazzia. Ma io preferisco la pazzia. Anche se il dolore cosciente mi diverte di più. Diverte solo il dolore e la pazzia, tutto merito tuo, moglie adorata. Lisa! 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 Dottor Luz. Spero sia arrivato in tempo. E ora non trovo più nessuno, eppure non devono star fuori. Nessuno è uscito. Tutta la notte ho girovagato intorno alla villa. No! Lisa! 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 No! Lisa! Thank you.
Volevo! Perché tutto questo? L'intelligenza umana cade vittima alle volte, quando si rompe l'equilibrio di vita che la circonda, di paurosi scompensi. Quanto più essa è elevata, tanto più paurosi sono i frutti che essa germina. Erina. L'aiuti, dottor Lyle.